ragazzi, non ci riesco, c'è sempre qualcosa che te la fa vivere male, la partita, il post partita, c'è sempre qualcosa che, di cui dobbiamo parlarne, ecco perché oggi io non vi porterò la live reaction, perché comunque, seconda vittoria delle ultime 10 giornate, preferisco riparlarne con voi senza stare a esultare troppo, perché io però volevo dire una roba a Tudor. La Juventus ha accelerato perché ha sentito il profumo della finale. Quando è così può giocare con Real Madrid e Manchester City. Igor, 174 presenze con la maglia della Juventus. Ma per favore, non diciamo boiate. Anzi, ringraziamo Casale che, nonostante non avesse dormito per due notti, come tu stesso mi hai ricordato, lo hai fatto giocare e hai aperto l'autostrada A1 per la corsia Federico Chiesa. Tra l'altro, vedere Vlahovic e Chiesa segnare ti riporta un po' nell'ordinario del calcio, cioè robe che dovremmo vedere settimanalmente. Il fatto di vederle solo oggi, cioè a volte mi sembrava di Jacopo Iampalo, rispetto anche per il capocannoniere della Serie B, ma questo è il discorso. Va bene, in questo video voglio analizzare quattro punti focali all'interno delle pagelle dove voi tra l'altro ditemi anche il vostro migliore in campo, che c'è una bella lotta a due e tutti gli altri voti della partita. Ritorneremo ovviamente per Juventus-Fiorentina e 1500 mi piace per avere domani il video del fantacalcio. Seguimi su Instagram per partecipare con i tuoi commenti alla serie delle pagelle e ricordati che la maglia che hai visto prima, quelle della Juventus di quest'anno, delle principali squadre europee, della Champions League di Euro 2024, primo link in descrizione, sito di maglie che è sempre il solito, il codice sconto non cambia, Highway con la LR maiuscola per avere il 10% di sconto. Sono repliche ovviamente di grandissima qualità, tempi di spedizione 2 settimane lavorative. Iniziamo da Perin, torna presente, 139esima, formazione diversa su 141 per Massimiliano Allegri, si limita a soffiare sulla traversa di Luis Alberto in una partita che, diciamocelo tranquillamente, ha già visto fa 3 tiri in porta totali tra Juve e Lazio, quindi diciamo che Perin è stato poco coinvolto. Difesa a 3, dove parto subito dal gattone nazionale che ieri, anche con un post su Instagram per la maglia, fa capire anche il momento che sta vivendo la Juventus, che io, come ho detto ieri, vede in Federico Gatti l'uomo giusto al momento giusto. È un calciatore che, sotto il punto di vista dell'agonismo, ti può dare qualcosa che in questo momento la Juventus ricerca nei suoi giocatori. Poi lo fa con troppa irruenza, prende il cartellino giallo, salterà la semifinale di ritorno e io già immagino uno scenario, ve lo dirò a fine video per quella partita lì, è un braccetto di destra che alle volte vediamo anche più avanzato di Vlahovic, ma che in un calcio moderno dove comunque secondo me la linea Danilo, Rugani, Bremer per me è troppo stabile, troppo piatta, De Gatti può essere un giocatore che per certi punti di vista c'ha il suo senso in questa Juve, l'unico che veramente l'ha sentita questa partita, lui che non ha mai neanche giocato una finale, l'anno scorso ci andò vicino segnando il gol allo Sporting, alla Siviglia, in Europa League, ma non arrivò in finale, si fermò alla semifinale di Coppa Italia all'avventura di Gatti. Per lui era una buona notte per aver messo buone basi su una finale che non ha mai giocato da calciatore. E andiamo avanti con Bremer, che fa piccoli passi in avanti rispetto alla partita d'andata, ma non perché tanto stiamo a lodare quanto abbia annullato in Immobile, che non lo vado a mettere di certo nel curriculum di Bremer come una delle sue imprese più grandi, anzi, io quando analizzo Bremer vado sempre cauto perché mi ricordo sempre il giocatore che abbiamo preso, in che contesto l'abbiamo preso, con che allenatore l'abbiamo preso. Uno che si affrontava Lazio, Milan, Roma, Juve, Napoli, prendeva l'attaccante delle grandi squadre, a parte Osimhen per cui ci ha sempre avuto un debole, lo annullava e le squadre avversarie massimo segnavano un gol. Diciamo che ieri con qualche interventino in più, ma non è mai dominante come vorremmo sempre vedere, quello che ci aveva fatto vedere Juric. Ecco perché ogni tanto mi dite: oh, ti piacerebbe buongiorno alla Juve? Oh, con Allegri ritorniamo allo stesso discorso di prima. Danilo è un 6 meno, ma sai perché? Forse perché mi faccio un attimino trascinare dal fatto che altre squadre in quel ruolo lì c'hanno Bastoni, che se non è un gol è un palo, se non è un palo è un assist. Insomma, un giocatore che se è già al suo secondo anno da braccetto di difesa,
brasiliano, mi dovresti dimostrare che ce l'hai dimestichezza col pallone, che riesci a permettere alla Juventus di arrivare nell'area di rigore avversaria con un, diciamo, un moto più perpetuo. Siccome Danilo lo fa raramente sta roba, e quando arriva nell'ultimo quarto di campo lo perdiamo il pallone con dei cross un po' imprecisi, anche di riuscire a essere più puliti nell'ultimo quarto di campo con un supporto dei difensori, che nel calcio moderno è roba che vediamo costantemente anche al Bologna con Calafiori. Cambiaso, prima cosa da analizzare delle quattro che ho detto: il litigio con Vlahovic per me è una cosa che, vista in campo, mi può solo che fa piacere, perché tanto, diciamocelo chiaramente, c'è un po' di autogestione quando gioca male la Juventus. A quel punto i giocatori si rendono conto dopo 40 minuti che non sanno più come combinare, come trovarsi. Ragazzi, Cambiaso è sempre un giocatore che ti aveva procurato nel primo tempo un calcio di rigore e ti ha fatto l'assist. Se c'è una cosa positiva di questi momenti è capire chi ha le palle e chi ha la personalità di emergere per poter fare una selezione per il prossimo anno. Cambiaso, che dire, su questo non ho dubbi. Locatelli, dai, se non gli diamo un 6 oggi, veramente, ragazzi, non glielo diamo letteralmente più. Più buono a sta per terra che in piedi. Ovviamente le sue scivolate portano a lunga anche dei recuperi palle importanti. Nel secondo tempo poi sale in cattedra, questa definizione da prendere con le pinze, e comunque riesce a dare una solidità ritrovata alla Juventus. Sono costretto a fare il regista, che secondo me non sarà mai nelle sue corde, o lo sarà soltanto quando la Juventus ti darà dei riferimenti, il d'esterno a destra, l'esterno a sinistra, una difesa avversaria spianata, spazi e trame che si creano. Qui c'è un po' un caos che giustifica le volte Locatelli del non essere un giocatore prettamente perfetto. Però subito dopo devo andare da Weston McKennie, Weston McBruin, Kevin De Ken. In una stagione del genere, non fare nessun gol, ok, ma realizzare 10 assist in una squadra come la Juventus, dove tra l'altro una buona fetta di gol arriva da calci d'angolo, azioni individuali, fare 10 assist è una roba da paura, è una roba che devi considerare, devi ritenerla importante, non puoi far finta di niente. È comunque una statistica che ha il suo certo peso. Questo ovviamente è l'assist forse più banale, perché poi il contributo ci mette l'attaccante, ma è sempre poi un giocatore che ci ha fatto vedere ieri che, se è in condizione e in fiducia, riesce anche a metterti in mezzo al campo delle giocate che fanno salta al banco. Rabiot, prestazione un po' meh, suo il primo tiro al 45esimo. Poi, ovviamente, nel secondo tempo riesce anche a diventare la mezzala devastante che agisce sulla sinistra, che riesce ad andare in percussione. Segnali positivi incoraggianti di Adrien Rabiot, che ricordiamoci sempre quanti milioni percepisce, l'importanza che anche in Francia per la nazionale, nonostante la marea di giocatori presenti, dai Tchouaméni ai Camavinga, mi sembrerebbe anche il minimo che Rabiot venga fuori. Dopotutto, gioca Rabiot in nazionale, non Guendouzi. Filippo Kostic, io dico anche bene lui, non con il 6,5 ma con il 6+, ha salvato in una situazione difensiva un inserimento di Isaksen, diciamo che si prende dei falli preziosi, meglio dietro che davanti. Il piedino ovviamente non è quello che ti fa sognare quando vedi alla bandierina battere angolo Kostic, forse l'anno scorso, ma un po' quest'anno stiamo scendendo sotto quel punto di vista. Filippo comunque è in leggera ripresa, ha riposato un po', per fortuna. Sciglio, non tanto, Miling, gli hanno dato il cambio. L'aveva giocato troppe prima, quindi Max ha anche sbagliato a fare. Ha tirato la corda, sempre titolare, poi magari ora che riposa un attimino può farci vedere cose più importanti. Ma andiamo, diciamo, al piatto forte, il piatto caldo, il piatto di Federico Chiesa. Seconda cosa da annotare importante, le parole di Federico Chiesa. Per fortuna qualcuno che ricorda che non siamo usciti da nessuna crisi, che ci seguono 12 milioni di tifosi. C'è poco da star a festeggiare, una Coppa Italia dove tra l'altro vittoria, dove nel primo tempo per ritmo e intensità ci stavano bullizzando, nel secondo tempo guizzi da Federico Chiesa, da attaccante che va verso la doppia cifra come gli aveva pregustato Allegri, dove forse sarà una delle poche cose che riuscirà indovinando più alla fine dell'anno, visto che la roba di Sinner l'ha cannata completamente, visto che non siamo neanche più secondi in classifica. E poi fa questo discorso dove ricorda una cosa che non mi piace tanto, cioè il fatto che collega automaticamente, un po' creando un alibi, l'anno scorso la penalizzazione e quest'anno il crollo dal sogno scudetto. Non potevamo tornare con i piedi per terra, era
prevedibile una fase in cui la Juventus perdesse delle certezze, ma no, secondo me non è questo il punto. La Juve alla lunga avrebbe perso ugualmente con l'Empoli, con l'Udinese, perché era a passi dal pareggiare col Frosinone, dal pareggiare col Verona, dal pareggiare col Monza, quando andava tutto bene. Ha detto che siamo tornati a fare una partita solida mentalmente, come avevamo fatto a gennaio 2024, però capito, non è che gennaio 2024 era l'Eldorado, il prime della Juventus, era una situazione mentale favorevole. Quindi 7 più per Chiesa, perché ovviamente poi quasi si procura un calcio di rigore su Casale che fa una chiusura decisiva col tacchetto, ma lo vediamo che quando va a puntare l'uomo, miracolo si direbbe. Cavolo, mio giocatore della nazionale italiana di calcio, se sta bene, che ci ha fatto vincere un europeo, beh, vorremmo vederle sempre ste robe lì. Dusan Vlahovic dall'altra parte, io sono più basso con i voti, gli diamo il 7 più, perché io il primo tempo dove vado a elogiare il fatto che Dusan si sia sacrificato a fare delle chiusure da terzino, perché nel primo tempo c'era stato un momento in cui con Chiesa non si sono trovati, cose lasciate a desiderare, poi il gol è da campione. La piazza all'angolino, un gol da attaccante che segna il suo, ieri ho detto nono, mi sembra il decimo, undicesimo gol nel 2024, anno sicuramente favorevole per Dusan. La speranza è che continui, che la continuità sia sempre dietro alle prestazioni di questo ragazzo, che comunque queste occasioni davanti alla porta un po' se l'era mangiato in altre partite. Gli ragazzi, Juventus-Genoa, il cross di cambiato al colpo di testa di Vlahovic, inutile andare anche troppo lontano, l'ultima presenza, l'espulsione, quindi non possiamo mai pensare di essere usciti da una crisi solo perché abbiamo vinto una partita del genere. Comunque per il resto, sponde, non perfetta all'inizio, ma poi lavora meglio col corpo e diventa anche un qualcosa dove la palla va da Vlahovic e scorre liscia come l'olio e si va ad aprire il campo a sinistra e a destra dove vuole andare Dusan, insomma. Guidaci tu, perché a livello di prime punte non è che abbiamo molto. Abbiamo te, abbiamo le tue spalle grosse che ci devono difendere. Ildiz è 6,5 perché in 10 minuti racchiude tutta la magia che c'è dietro il calcio. La spiegazione del perché un tifoso juventino dovrebbe andare allo stadio, godersi anche queste giocate. Negli anni la Juventus, anche nei periodi più bui, c'aveva sempre quel giocatore che ti valeva la pena da vedere allo stadio. Durante la Panterera Del Piero, mi verrebbe da dire, a cui Mediaset fa il collegamento, in questo caso Ildiz, confinato a giocare solo perché è l'alternativa di Chiesa gli ultimi 10 minuti dove non possono mai coesistere. Magari in un momento in cui la Juventus, lo dico personalmente, avrà dei terzini di ruolo, potremmo vedere anche la coesistenza di questi elementi con Ildiz a sinistra, Chiesa a destra, la cosa più bella che un tifoso juventino si possa aspettare nei prossimi giorni. Resto dei giocatori subentrati per andare velocemente al punto che voglio. Wea, che prova a ripetere quello che aveva fatto con la Salernitana, ovvero un gol in una competizione dove gli aveva portato bene, che mi ha permesso anche di essere biondo. Ken aveva fatto una buona percussione con palla messa a rimorchio. Io dico, ma la Lazio lo vedi che era indebolita, perché Alcaraz su quel pallone non ci è andato a credere l'area di rigore? L'Inter in quel cross di Ken ci avrebbe messo 4 giocatori a riempire l'area. Su questo siamo un pochino, sempre con l'asterisco, cioè hai vinto 2-0, ma con un Inter al suo posto, un Milan, questa non finiva, 3-4-0, e lì avremmo approfittato. Per chi la vuole andare a rivedere, su Mediaset Infinity, tanto lo trovate, minuto 91, percussione, Kempa, la rimorchio, Alcaraz che la guarda sta palla e non ci va a credere, ma è un po' rimasto lì. Ecco il punto dove voglio arrivare, Alessandro Allegri, fischiato Alessandro, già ha detto che ha fatto più di 300 presenze, ha vinto 5 scudetti, dobbiamo portargli rispetto. Ah, innanzitutto 300 presenze, Max, grazie per avermelo ricordato, sei tu che gliele hai fatte fare 300 presenze o almeno gli hai permesso di arrivare anche a sopra 300, perché l'anno scorso il rinnovo automatico è scattato grazie al fatto che tu lo abbia messo in campo, alcune volte non dannoso, perché io non sono qui oggi a dire che Alessandro è la causa principale del fallimento della Panterera della Juve, però sai, i fischi sono giusti o sbagliati? Per me, ragazzi, i fischi sono una conseguenza dei risultati, nel bene o nel male, è il rischio del mestiere. Io sono sul web e sono consapevole che chiunque mi possa insultare in ogni video. Io sono un personaggio del web che in minor modo, per minor salario, vedrà comunque qualcosa dove si può andarla a criticare. Il giocatore può essere fischiato. Certo, non è bello per un giocatore che deve entrare in campo essere fischiato, però ricordiamoci sempre una cosa molto importante.
Alessandro sta in questa classifica qua, non solo in quella delle presenze, dove tra tre presenze Alessandro e ci sarà un terremoto a Torino supererà Pavel Nedved e diventerà il giocatore straniero più presente della Juventus, ma Alessandro è il sesto giocatore più pagato della Serie A, attualmente percepisce più soldi di Lautaro Martinez, Çalhanoğlu, Bastoni e Thuram. Togliamo Thuram che è il suo primo anno di Inter, ma Bastoni, Çalhanoğlu e Lautaro sono da più anni all'Inter, hanno dimostrato cose più importanti, vinceranno uno scudetto da protagonisti, tra miglior attaccante e miglior centrocampista e probabilmente miglior difensore del torneo della Serie A. Quindi, ragazzi, Alessandro, Max, lo difendi fino a un certo punto. Giocherà la semifinale di ritorno, ragazzi, perché ve lo dico io, Alessandro è uno che, come Gatti rispetto a Rugani, ti può dare un pochino più di mobilità in quella difesa a 3 che secondo me in Rugani, Bremer, Danilo rivede i tre migliori difensori nell'interpretazione del ruolo. Quindi Alessandro sarà proposto, ma ci potete scommettere tutto l'oro del mondo. Allegri vado corto. Perché mi devi dire la roba che quando Sabatini ti chiede che hai detto tra prima e seconda per i tuoi giocatori? Gli ho detto di andare verso la porta. Perché il calcio è una roba semplice. Va bene Max, quindi noi ti paghiamo per sentir dire questo. E tu prendi 7 milioni all'anno per dire di correre verso la porta avversaria. E dici no, ma sono serio. È proprio quello il problema, cioè sei serio, cioè, l'hai detto veramente, cioè quella è la tua idea di calcio. Quello per cui un allenatore poi, cavolo, dice che quello che ho fatto durante la settimana ne vale poi del risultato. Correre verso la porta, ragazzi. Ma cosa ha detto poi? Perché poi ha anche parlato, ha detto che si è assunto delle responsabilità, ragazzi, da segnare sul calendario, ragazzi, Si può dire che sbagliamo, ma i ragazzi danno sempre il massimo. Calcio semplice, qualche soluzione la troviamo. E Giuntoli poi dice troppo facile dare le colpe ad Allegri, perdiamo e vinciamo insieme. E poi non commenta l'indiscrezione di Manna. Cioè capisci, no? Quella frase molto semplice è una roba che non può esistere. Non può esistere, non ce la possiamo sentire. Siamo stanchi. Ed è per questo, perché anche nella comunicazione c'è il 30% di un allenatore, che penso sempre Allegri a fine stagione, out. Anche se vincesse 8 partite su 8 in campionato, anche se vincesse la finale di Coppa Italia battendo 3-0 l'Atalanta in finale, dimostrando un bel calcio. Perché certe cose non ci puoi passare sempre sopra. Ripeto, sono stati cacciati più allenatori per meno Pirlo, per esempio, che ha vinto la Coppa Italia. Visto? Calcio è semplice. Dai.